Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi, come vedete, non sono solo, ma sono con il mio amico Roberto Cocchia. Ciao Roberto e grazie di partecipare a questo video. Ciao Italo e saluti a tutti quanti. Ok, va bene. Allora, con Roberto siamo qua perché? Per un semplice motivo, perché vogliamo presentare la nuova versione della tastiera di LBK, quindi la tastiera Remote Control per Lightburn, che abbiamo lanciato a settembre dello scorso anno, settembre 2023, dopo un po' di tempo che ci abbiamo lavorato sopra e Roberto mi ha dato una grossa mano. Poi abbiamo cominciato a sviluppare la seconda versione, che è sicuramente più completa, è sicuramente più ha delle funzionalità veramente intriganti, diciamo così, e con Roberto ci siamo confrontati praticamente quasi tutti i giorni per cercare di migliorarla e darvi a tutti la possibilità di utilizzare uno strumento che secondo noi è veramente utile, anzi forse utilissimo per chi progetta, ma anche per chi modifica dei progetti altrui. Perché? Perché ci consente di andare a modificare progetti, disegni, nodi e così via, oltre che, lo vedremo durante questo video, delle nuove funzionalità che sono abbastanza interessanti. Roberto, hai qualcosa da aggiungere? Sì, insomma, io non vorrei vantarmi, però mi sono messo alla ricerca di nuove funzionalità per rendere ancora più comoda quella che è la tua creazione, e quindi per trovare delle nuove funzionalità che ci aiutassero effettivamente poi in quello che è il lavoro effettivo. Ok, allora con Roberto, oltre alla collaborazione con la tastiera, stiamo collaborando anche sul sito di Roberto, perché Roberto ha creato un sito che è molto interessante, pubblica degli articoli veramente, veramente interessanti, perché è vero, i video sono abbastanza esplicativi e così via, ma per chi se li vuole leggere con calma, Roberto fa degli ottimi articoli riguardanti un po' tutto il mondo del laser, a cominciare dalle impostazioni, dalla regolazione, eccetera, eccetera. Sta facendo un ottimo lavoro, gli dando una mano anch'io su certe cose e ci scambiamo spesso anche dei pareri, e non vi dico cosa succede durante questo scambio di pareri, a volte è che ci parte qualche cosa di colorito, ma sempre a livello simpatico e gioviale, come fossimo due amici di vecchissima data, anche se ci conosciamo da poco meno di un anno. Allora, andiamo con Roberto a vedere la nuova tastiera. La vedete qui a sinistra, come solitamente è nei video che da quando è uscita la tastiera sto facendo. La tastiera è cambiata. È cambiata da un punto di vista principalmente grafico, perché ho voluto dare un'impronta 3D ai tasti, ma non è quello importante, perché quello è solamente un fatto estetico. Diciamo che quali sono, secondo te Roberto, le funzioni della tastiera principale che stiamo vedendo in questo momento che si differenziano dalle altre? Io lo so già, ma spiegalo tu ai nostri amici che ci stanno seguendo. C'è la funzione di tracciamento, che diventa molto più comoda perché è più a portata di mano, che diciamo che credo che in questa finestra sia la cosa principale. Ok, poi abbiamo messo i livelli, quindi abbiamo tre livelli. Certo. I livelli, sì, i tre livelli, il T1 e il T2, che oltretutto sono una cosa che è molto importante spiegare, perché sono dei livelli che non vengono usati, diciamo, dal ecco, c'è ogni tanto magari. Sono dei cui si possono fare o delle annotazioni, oppure mettere dei disegni che ci teniamo, come dire, in sottofondo per fare delle ulteriori lavorazioni poi. Ok, quindi abbiamo nella prima tastiera, la tastiera principale, abbiamo tre livelli, lo 00, 01, 02, quindi quello nero, quello blu e quello rosso, che sono solitamente quelli che vengono più utilizzati, più T1 e T2, che sono appunto i livelli Tools. Poi, come diceva Roberto, c'è la possibilità di tracciare direttamente su un percorso selezionato, trasformarlo direttamente in tracciato, perché sapete che se facciamo un cerchio, un rettangolo o un poligono non sono tracciati, bisogna convertirli in tracciati per poi andare a lavorare con i nodi.
Un'altra cosa che abbiamo messo in questa finestra, Roberto, è il radius che ci ha tenuto molto, Roberto, a mettere il radius in questa finestra, che è quello che serve per arrotondare e ad altre funzioni anche per quanto riguarda le ultime versioni di Lightbar, perché noi seguiamo anche l'ultima versione e adattiamo la nostra tastiera alle ultime versioni. Roberto ha insistito per metterlo, io non ero molto d'accordo, ma poi, come spesso succede, vince lui, è vero Roberto? Sì, spero che non vorrai pubblicare quel video che mi hai mandato su WhatsApp sulle mie suocerate, perché allora, per quanto quello, sia molto... Quello lo metterò prima o poi, quando mi fai girare le scatole, te lo metto proprio a dispetto. Okay. Sì, come dispetto sarà tremendo, ti odierò per tutto il resto della vita, però è molto carino. Ma il tasto principale, perché voi sapete che la vecchia versione di LBK aveva tre tastiere, la tastiera principale, la tastiera organizza e la tastiera nodi. Adesso vedrete che cambierà la tastiera sul lato sinistro, perché passerò dalla tastiera principale, come abbiamo adesso, passerò alla tastiera nodi, quindi editazione di nodi, che è quella che vedete in questo momento qua. Poi c'è la finestra organizza, che anche questa è rimasta pressoché invariata, non abbiamo fatto delle grosse aggiunte, ma la vera novità è la tastiera laser, che è quella ultima, quel bottoncino in alto a destra, che adesso lo vado a cliccare e vi faccio vedere cosa compare. Compaiono una serie di cose, poi ve lo metterò anche più in grande, ecco, state vedendo in questo momento sul piano di lavoro, quindi fra la tastierina e i faccioni miei e di Roberto, vi metto la tastiera, quella del laser, perché qui abbiamo delle grosse novità. Prima di tutto possiamo spostare il laser con le frecce. Poi abbiamo la possibilità di andare a mandare la lavorazione, tasti che prima erano nella tastiera principale li abbiamo tutti messi nella tastiera laser, perché dopo un confronto di ore e ore di telefono con Roberto abbiamo condiviso di separare le due cose. Roberto, descrivi un attimino tu quello che abbiamo fatto appunto con queste cose, perché hai contribuito notevolmente a questa cosa. C'è un po' di lag ogni tanto. Non vorrei prendermi il merito. Ma no, il merito. Non vorrei prendere il merito, ma credo che sia un po' figlia mia. Ci tenevo a queste funzioni perché danno una comodità veramente notevole, insomma, rispetto a prima. Sì, va bene. Allora, con Roberto ci ha fatto un po' tribolare la possibilità di mettere le frecce, come c'è nella finestra sposta, per poter muovere la testa del laser. Perché è importante questo? Perché non tutti hanno il laser di fianco o vicinissimo al computer. E avere un cellulare come questo, che adesso vi faccio vedere, che è adesso mi è andata via e vi faccio vedere, si ritorna tranquillamente un cellulare in questo modo. In questo caso, allora vi spiego, questo funziona via wifi, c'è il cavo solo per permettermi di farvi vedere la tastiera, e si vede lì sulla sinistra, perché altrimenti questo funzionerebbe uguale. Quindi io praticamente questo cellulare me lo porto dove voglio, una distanza coperta dal wifi che deve essere uguale fra computer e telefono, in modo che io possa inviare i comandi dal telefono a Lightburn. Il cavo che vedete è solamente per potervi farvi vedere su questo video dove è la tastiera. Come vedete, Roberto ha insistito molto per gli spostamenti, ci siamo riusciti a farlo e abbiamo un po' faticato, ma ci siamo riusciti. Siamo molto tenaci, capabili, vecchi ma tenaci e capabili, vero Roberto? Cioè, nonostante la nostra... Ma io non sono vecchio, parla per te. Allora,
Una cosa invece a cui io tenevo particolarmente è che Roberto, forse perché io sono un appassionato di una funzione di Lightbulb che è stampa e taglia, è una cosa fantastica, se fatta col cellulare ci mettete molto meno e diviene di una precisione ma veramente, veramente, veramente unica. Difficilmente riuscite, specialmente se avete lo schermo del computer un po' più lontano dal laser, e come fate a spostare? Perché dovete mettere proprio io lavoro con lo 0,10 di spostamento sulla funzione sposta per andare a centrare. Vi metto qui di sopra il coniglietto che ho fatto ritagliato in quel modo, e questa mi sta dando delle grandi soddisfazioni, e vedrete che farò dei video appositamente su questa funzione. Potete farlo anche senza tastiera, per l'amor di Dio, senza LB key, però con questa sicuramente è tutta un'altra cosa. Vero Roberto? Abbiamo visto qualcosa insieme? Perché noi facciamo sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Avere il controllo manuale dello spostamento del laser senza star a dover guardare lo schermo, premi il tasto, guarda il laser, premi il tasto, guarda il laser, che era un problema veramente grosso. Insomma, con questa funzione penso che abbiamo. Ecco, ogni tanto purtroppo va via il collegamento, perché oggi è anche una giornata un po' particolare sul collegamento che ho su. Forse colpa mia, vedo che ora si è frizzato. Allora, c'è stato un freeze, si è frizzato Roberto, si è bloccato e quindi adesso dopo questa interruzione ripartiamo, ma eravamo quasi alla fine. Praticamente vi abbiamo già fatto vedere più o meno tutto, quindi le tastiere e così via. Non ci resta che dire cosa, Roberto, dimmi, parla tu, che io ho già parlato anche troppo. Mi viene da ridere. Ma penso che le cose principali siano state dette. Diciamo che tra le cose che io avrei preferito è avere il jog continuo nello spostamento, però non ci siamo riusciti, ma non per colpa nostra, ma per problematiche di Lightbar, tra virgolette, insomma, nel senso che il programma non consente di avere dei tasti di scelta per fare questa operazione. Però come già si è visto anche nel video del tuo coniglietto, insomma, la funzione di spostamento è molto comoda, può avere dei risultati precisissimi anche a piccoli step, ed è quella, penso, che sia la funzione principale di questa finestra, oltre ad avere i vari step di stampa e taglia per stabilire i punti. Una cosa che già avevamo è il posizionamento del laser, abbiamo soltanto spostato diciamo quell'icona in questa ultima finestra dove serve, e quindi con questo penso che con le attuali funzioni di Lightbarn sia il completamento di questa di LBK, insomma. Di più credo che sia difficile ottenere in un'unica applicazione. Sì, allora, la cosa che volevo sottolineare è che purtroppo sono due le cose che non possiamo riuscire a fare, perlomeno al momento, però non è detto che non ci riusciremo. La prima è quella che diceva Roberto, cioè non possiamo proprio portare tutto sulla tastiera. Un'altra cosa che sarebbe molto bello riuscire a portare in tastiera sarebbe inserire i valori numerici, cosa che adesso non è possibile. Un'altra cosa che però ve lo annuncio già da adesso, perché attualmente sapete che, o perlomeno sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, che LBK funziona solamente con Windows e un cellulare Android. Contiamo nel corso del 2024 di portare questa funzionalità anche per gli utenti di Mac e iOS, quindi il Mac e Apple, il mondo Apple, che è abbastanza complesso, e anche su Linux. Quindi una volta che avremo Windows, Linux e Apple, saremo felicissimi tutti, possiamo accontentare tutti, eccetera, eccetera.
Una cosa che tengo a dire è questa, lo avevamo promesso e l'abbiamo mantenuto. Chi ha acquistato, o meglio acquistato, non è un acquisto perché non la vendiamo, è una donazione che ci viene fatta proprio per darci la possibilità di studiare, progettare, perdere del tempo, risorse, eccetera, eccetera, che oltre al tempo costano anche dal punto di vista economico. Non è una vendita, ma chi ci ha inviato il contributo per avere la vecchia tastiera avrà la nuova versione e tutte le successive, perché non dovrà più pagare nulla per gli aggiornamenti, a meno che non ci siano cose veramente eclatanti che dovremo chiedere un piccolo contributo aggiuntivo, ma non è nella nostra intenzione. Quindi avrà un aggiornamento gratuito. Mi raccomando, seguire pedissequamente il file di istruzioni che riceverete in allegato, sia per chi la installa per la prima volta e che per chi la va a aggiornare. Quindi la prima cosa, vi arriverà un file zippato, quindi compresso. Scompattare, prima cosa, leggete le istruzioni, perché se leggete le istruzioni non avete problemi. Se non leggete, qualche problemino potrete averlo, però c'è una mail di riferimento, contattateci tramite quella mail di riferimento, in ultima istanza interveniamo noi a sistemare le cose. Vero Roberto, l'abbiamo sempre fatto fino adesso, la tastiera, ci sono già tantissime persone che la usano con soddisfazione, non abbiamo avuto grosse lamentele, vero Roberto, fino adesso? No, assolutamente no, poi oltretutto grazie ai tuoi interventi molto rapidi, chi avesse avuto qualche piccolo problemino di connessione, perché poi alla fine di quello si tratta, di piccoli problemi di connessione, poi per il resto fila tutto liscio come l'olio. Come hai detto tu, la prima cosa, aprite il PDF delle istruzioni e leggetelo per bene. Quindi è quella la cosa più importante. Una volta lette le istruzioni e seguite tutti i passi, si avrà veramente l'installazione alla perfezione senza alcun problema. Ah, una cosa Roberto, che voglio dirlo. La prima icona che vedete in alto adesso nella tastiera, in alto a sinistra, che è quella che è il simbolo di Lightburn, serve per aprire una nuova finestra di Lightburn. E adesso vi faccio vedere che se io vado a cliccare questa icona, vedete che appare subito una nuova finestra di Lightburn. Quindi possiamo lavorare anche con due finestre di Lightburn solamente facendo questo piccolo movimento e così via. Le altre poi c'è anche un PDF con tutte le spiegazioni di tutte le icone, perché alcune ce le siamo dovute un po', fra virgolette, inventare perché non esistevano. Quelle che poi abbiamo potuto replicare rispetto a Lightburn l'abbiamo fatto, per le altre ci siamo dovuti un po' a volte anche arrampicare sugli specchi, però dovrebbero essere intuibili. Però c'è un PDF dove ci sono le spiegazioni di ogni icona, cosa significa. Io non vado avanti oltre, forse abbiamo fatto anche troppo lunga. Saluto sicuramente, abbraccio Roberto, che è sempre stato un ottimo collaboratore, un po' suoceroso, poi vi spiegherò cosa vuol dire, però vabbè, abbiamo lavorato bene, ci siamo anche divertiti tanto, è vero Roberto? Quindi... Sì, assolutamente sì, forse il fatto che io suoceri in continuazione è la cosa che più ci diverte entrambi. Sì, vabbè. E io spero che tutti vi divertiate con questo strumento, che è uno strumento veramente valido. In descrizione vi metterò il link per andare a riempire il modulo, per riuscire ad ottenere questo piccolo oggetto, gadget, che però è molto utile. C'è qualcuno che ha scritto: da quando uso questo ci risparmio, chi progetta tanto, risparmio il 50%. Effettivamente si risparmia tanto tempo. Io vi saluto, saluto Roberto. Roberto, saluto anche tu. Saluto a tutti, grazie per averci seguito. Ok, e al prossimo video. Like, sottoscrivete il canale, iscrivetevi al canale, campanellina e ci vediamo ai prossimi video. Ciao, ciao Roberto, un abbraccio a tutti, saluti, ciao.